Ancora un match da recuperare per il Castelnuovo a causa dell'infortunio dell'arbitro Andrea Rizzero della sezione di Casarano nell'anticipo della settima giornata del campionato di Serie D Girone F. I padroni di casa degli abruzzesi sul campo neutro di Pineto hanno visto dunque dover rimandare a data da destinarsi la sfida con la Recanatese, il parziale di 0-1 in favore dei leopardiani. Pronti via, dopo un quarto d'ora di studio, la Recanatese passa. A fondo di Senigallesi, cross al centro e Minella deve solo insaccare il pallone del vantaggio ospite. Sempre Senigallesi alla mezz'ora con un traversone per poco non beffa Grace. I leopardiani vogliono il bis, Minella sguscia in aria e conclude, Grace neutralizza. I padroni di casa provano a rispondere, slalom di Ripa che cade in aria per Rizzello di Casarano, tutto regolare. Ancora il numero 9 alza i giri del motore, la sua incornata si spegne di poco fuori della seconda frazione. Dopo 120 secondi come nel precedente match con il Fano, il direttore di gara si infortunia al polpaccio destro, decretando il triplice fischio. Gara dunque da recuperare a data da destinarsi. Ma sì, è un periodo che stiamo giocando bene, mi dispiace per l'arbitro, devo essere sincero, perché poi sono eventi che noi, a cui noi non possiamo fare niente, però sì, ho visto una buona Recanatese, è un periodo che stiamo giocando bene, ho visto anche cose che non mi sono piaciute, come al solito mio, però c'è un buono spirito, un gruppo forte, ci stiamo divertendo, mi auguro di migliorare su alcune cose. Io l'ho detto sempre che noi ce la giochiamo con tutti, poi ci sono squadre molto forti su questo girone, non siamo partiti per vincere, però ce la giochiamo, e poi in certi momenti è anche una squadra che gioca bene, è anche un bel vedere, perciò sono soddisfatto. Quando vorrete recuperare la partita, considerando che in settimana ci sarà la Coppa Italia? Ma non lo so, questo non lo decidiamo noi, penso che decideranno le società. Noi mercoledì abbiamo la Coppa Italia col Tolentino e penso anche che Castelvomano gioca, perciò io non so quando sarà il recupero, insomma. No, vabbè, eravamo rientrati alla fine del primo tempo, era appena iniziato il secondo tempo, avevamo parlato dentro lo spogliatoio siamo rientrati belli carichi, eravamo anche convinti di quello che dovevamo fare. Poi sappiamo che di fronte avevamo un avversario forte con delle grandissime qualità in avanti, sicuramente ti mette in difficoltà, capito? Però anche noi abbiamo avuto le nostre opportunità, le nostre chance per cercare di pareggiare questa partita, siamo stati un po' sfortunati, due rigori secondo me molto 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 dubbi, però sappiamo che questo è un campionato di questo tipo dove ci sono tante squadre forti, molto equilibrate, l'importante è che noi ci siamo, io penso che il Castelnuovo c'è come squadra e quindi se la gioca alla pari con tutte.